Grazie, grazie. Ladies and gentlemen, signore e signori, voglio suonarvi la mia prima canzone. L'ho scritta nel 1899. E vedete, non è che io sia sempre stato così vecchio in vita mia, come appaio ora. No, no, sono stato giovane anch'io. Dunque, questa l'ho scritta nel 1899. Beh, scritta. Allora non ero in grado di scrivere la musica. Leggerla, sì, già a 6 anni, però non la scrivevo. Diciamo allora piuttosto che si tratta di un motivo da me composto nel 1899 che si intitola The Charleston Rag. Grazie, signore e signori. Grazie. Vedete, c'è gente che mi chiede sempre: Yubi, perché i ragazzi di colore suonano sempre sui tasti neri del piano? E beh, ve lo dico io, perché. Perché molti di loro vengono dal sud e laggiù è impossibile toccare i tasti bianchi, questo lo sapete, vero? Bene. Ora, signore e signori, suonerò per voi. Vediamo un po', ho dimenticato il titolo della canzone. Lasciatemi pensare. Troublesome Ivories. Chi è che me l'ha suggerito? Siete stati voi. Dio vi benedica. Signore e signori, Troublesome Ivories. Thank you.
Grazie. Grazie. Signore e signori, ora vi suonerò un motivo che avevo in programma. Sì, perché è meglio che suoni secondo il programma prestabilito, no? E vedete, il fatto è che io pensavo di suonare Rhapsody in Ragtime, ma non figura nel programma e così non ve lo suonerò. Eseguirò invece Classical Rag. La ragione per cui l'ho definito classico sta nel fatto che in questo motivo ci sono dei movimenti classici, però si tratta pur sempre di puro e incontaminato ragtime. Eccovelo.
Grazie, grazie, signore e signori. Vedete, io devo rimanere ancora qui. Non so perché. Pare che si tratti di messa in scena. Quello che Hubie Blake non vi ha detto è che questo classico reg l'ha composto soltanto un anno fa. E ora mi pare sia giusto terminare in bellezza con un'esecuzione da parte di tutti del motivo di Scott Joplin, Maple Leaf Rake.